Ed ecco, in questo salotto ortonese ci troviamo in compagnia di Maria Luisa Orlandi e Roberta Nenna, che questo salotto questa sera voglio parlare di un evento che sta per arrivare qui ad Ortona. Ogni anno il primo sabato del mese di maggio c'è una bellissima festa, il perdono ortonese. Maria Luisa, storicamente cosa ci puoi dire, visto che tu sei la nostra esperta? Allora, intanto buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui perché posso finalmente illustrare in maniera più ampia quello che è chiamato il corteo storico delle chiavi d'argento di San Tommaso. E intanto, ecco, ci fermano un attimo per un gustoso caffè. Ci troviamo qui nel Bar Belvedere, che poi ci ricorda qualcosa, stavi dicendo prima. Sì, il Bar Belvedere si trova vicinissimo al Palazzo Farnese, sulla passeggiata orientale, e tra l'altro è il luogo che ha scelto Madama Margherita d'Austria per costruire proprio il Palazzo Farnese. Si parlava di Belvedere del Carbonaro, cioè della porta del Carbonaro che si trova proprio di fronte a noi e che immetteva immediatamente la Marina. Quando Madama Margherita ha visto questo spazio, ha deciso che proprio qui doveva edificare il suo palazzo. Allora, guarda, visto che tu c'hai tanto da raccontare e noi dobbiamo bere questo buon caffè, sai che cosa faccio? Ti lascio il testimone e ci racconti qualcos'altro di questa bella festa. Allora, intanto dobbiamo dire che le origini del perdono, del corteo delle chiavi, erano origini separate rispetto alla festa religiosa, in quanto già dagli scritti di Giovan Battista de Lectis del 1570-76 si nominava il gruppo dei collegi delle chiavi. Questo era un gruppo di persone benestanti, di solito appartenenti alle famiglie nobili di Ortona, che avevano in mano la possibilità di reggere per un anno le chiavi d'argento. Queste chiavi erano cinque, perché dopo l'episodio del 1474, quando ci fu un tentativo di trafugazione delle ossa di Tommaso, e allora ci fu la necessità di dover ampliare l'iconostasi, cioè la cancellata all'interno della, diciamo, di quello che era la chiesa, la cattedrale, divennero cinque. Allora, nel 15 agosto di ogni anno gli statuti decurionali facevano una riunione per stabilire quale famiglia dovesse mantenere per un anno intero le chiavi prima dell'apertura del busto. E generalmente questa festa avveniva proprio il 21 dicembre, non quindi né la prima domenica di maggio né il 6 settembre. Il 21 dicembre c'era il momento in cui si consegnavano queste chiavi agli statuti decurionali e quindi alla famiglia che in qualche modo deteneva la possibilità di avere le chiavi. Per cui non c'era un corteo, ma c'era soltanto il messo comunale e la famiglia nobile che portava dal Palazzo Farnese, che allora era il palazzo ancora degli stati governativi farnesiani, anche dopo la morte di Madama Margherita, fino alla cattedrale. E questa è la prima parte. Poi negli anni 70, 1974-75, su interesse di alcuni giovani culturali, anche associazioni del tempo, si pensò di legare le chiavi dell'Apostolo Tommaso a un corteo medioevale all'inizio. Poi però negli anni 80 si pensò addirittura di dare un'impronta ancora più importante al corteo, creando la famosa corte farnesiana. Quindi il corteo è ambientato proprio alla fine del Cinquecento, quando la duchessa di Parma e Piacenza, principessa delle Fiandre, Madama Margherita, comprò Ortona. E quindi adesso ci troviamo qui. Innanzitutto, dietro alle nostre spalle abbiamo dei figuranti che fanno parte di un bellissimo gruppo, una bella realtà che i giovani di Ortona, soprattutto Roberta Nenna, ci racconta qualcosa su questi vestiti, questi abiti e la storia di questo gruppo. Allora Roberta, dici tutto. Allora, anche noi siamo veramente contenti oggi di poter partecipare a questa occasione, anche perché il nostro è un gruppo abbastanza giovane, un gruppo che vuole riportare la storia e le rievocazioni storiche sia ad Ortona, ma anche poi fondamentalmente tra i giovani, tra i ragazzi, per far riavvicinare anche loro a queste tradizioni. Gli abiti che vediamo qui dietro di noi oggi sono i nuovi abiti del gruppo tecnico della nostra associazione, che è il gruppo storico i Farnese.
Gruppo storico i Farnese perché? Perché vogliamo andare a rievocare proprio, come stava dicendo poc'anzi Maria Luisa, la storia di questa grande madama che, se poi vogliamo dire, è stata anche la prima donna politica in Italia, e anche per questo che è da ricordare, perché ha portato un vero e proprio valore aggiunto alla nostra città. E magari se avesse avuto un po' più di fortuna, una vita un po' più lunga, magari sì, diciamo che avrebbe potuto fare grandi cose proprio per la nostra cittadina. Noi ci limitiamo, insomma, a rievocare la sua figura. Come dicevo, sì, appunto, oltre ai nuovi abiti del gruppo tecnico del gruppo storico Farnese, abbiamo appunto anche una rappresentanza di quello che è l'abito di Alessandro Farnese, ovvero il figlio di Margherita e Ottavio. E insomma, noi stiamo lavorando tantissimo, ripeto, sì, per avvicinare i giovani, per migliorarci noi e per portare anche il nome della nostra città non solo alle festività patronali, che per noi sono insomma uno dei momenti più importanti dell'anno, ma anche appunto in giro per l'Italia e in giro per l'Europa. Un grande aiuto, e qui vorrei appunto citarli. Sì, assolutamente. Un grande aiuto e un grande grazie, approfitto, lo abbiamo ricevuto proprio dall'Associazione Culturale Giovani Ortonesi, sempre della città di Ortona, nella persona di Claudio Di Lizio, il presidente, e di Giovanni Serano, con cui dall'anno scorso, dal 2018, appunto, diciamo che il merito è per il 95% loro. Noi abbiamo partecipato con grande piacere alla prima rievocazione storica dell'acquisto della città di Ortona da parte della Madama Margherita d'Austria, e speriamo di continuare nei prossimi anni e di fare appunto sempre meglio. Ora però c'è da citare anche qualcun altro che purtroppo non è più tra noi, è solo nei nostri ricordi, che è il maestro Busini, e poi dobbiamo citare l'allieva, se vogliamo dire, del maestro, che è Adua Di Fabio, la tua nonna, che è, quindi è lei che ha, ma non è che forse è una fatina, c'è qualcosa come quelle delle favole, secondo me, io... 14 di questi abiti, questi del gruppo musici, li ha realizzati in sole 2 settimane. Io lo so perché sono andata a trovarla. Dopo di questo sì, possiamo dire che è una, diciamo, una fatina della sartoria. No, lei ha iniziato con Ugo Busini nel 97. Abbiamo cominciato così, un vestito alla volta, ad oggi contiamo... La nonna conta, ha cucito in questi circa 23 anni più di un centinaio di abiti storici. Quindi sì, una maga, diciamo, della sartoria più che una fatina. Assolutamente. Quindi anche questo che vediamo qui dietro è stato realizzato da lei. Esattamente, tutti i vestiti che indossa il gruppo storico Farnese, gli stessi abiti che vedrete appunto anche alla festività del perdono, sono tutti quanti realizzati da lei, tutti. C'è una nuova realtà, dicevi, per avvicinare i ragazzi. So che hai fatto anche delle attività esterne alla manifestazione che si fa ogni anno qui al Perdono, per far conoscere questa nuova bella realtà dei tamburi. Ecco, quindi ci vuoi dire qualcosa o dobbiamo far parlare? Sei sempre tu la portavoce del gruppo. Ma guardate, in questo caso io farei parlare appunto il vicepresidente dell'associazione. Questa è anche un'altra cosa. Questa associazione, la cosa più importante è che sì, va a rivivere delle rievocazioni storiche, ma è totalmente formata da ragazzi giovanissimi. Quindi è proprio una volontà, un lavoro, un'attività che sta partendo da noi più piccoli, insomma, della città di Ortona. E quindi sì, passerei appunto la parola al vicepresidente, che è anche lo stesso responsabile del gruppo tecnico dei Farnese. Quindi Nicole, spiegaci un attimo di che cosa si tratta. Allora, noi siamo partiti l'anno scorso con un gruppo di ragazzi che venivano già da altri gruppi storici, e abbiamo deciso di creare questa realtà Ortona anche perché sentivamo un po' la mancanza di quello che era un gruppo tecnico.
E, da quando siamo partiti l'anno scorso, diciamo che è stato un anno prova per noi per vedere se la cosa poteva essere portata avanti, diciamo, nel tempo. Ci siamo resi conto che i ragazzi, diciamo, hanno risposto bene, si sono allenati, sono stati sempre attivi nelle attività che facevamo. E abbiamo deciso quest'anno, soprattutto il presidente, di investire, diciamo, del capitale aggiuntivo per fare tamburi nuovi, vestiti nuovi che sono stati realizzati e tutta l'attrezzatura che ci servirà poi per l'uscita di quest'estate, dove andremo, diciamo, a rappresentare la città e, diciamo, in nome di Margherita d'Austria, diciamo, in giro per l'Italia e soprattutto la regione. Anche questa è un'altra realtà. Maria Luisa, riprendo un attimo te, anche se dovrei chiedere qualcos'altro a Roberta. Quindi questo modo di agire anche di questi giovani, ecco, facciamo un po' di riflessione. Tu cosa ne pensi, anche da docente, perché effettivamente di questo che stanno, questo loro lavorare? Allora, intanto penso che sia una cosa importantissima, perché noi parliamo spesso del fatto che bisogna coinvolgere i giovani in attività culturali, però poi in realtà occasioni di poterli coinvolgere non vengono realmente create, perlomeno in un contesto, diciamo, di rievocazioni. Per cui far sì che proprio dei giovani decidano in un'associazione culturale, che poi diventa anche un'associazione importante per un corteo, possano scegliere di portare avanti un percorso che è legato alla nostra città, alla storia della città, non può che farmi piacere, perché perlomeno anche con la mia associazione l'obiettivo è proprio quello di far sì che i giovani si appassionino alla storia e alla cultura della città, e se non si muovono, non realizzano loro qualcosa, non c'è realmente passione. Quindi ben venga il fatto di aver creato questi tamburini, il fatto di sfilare, il fatto di andare fuori dalla città, perché è una cosa veramente importante per la nostra città. Quindi questa Margherita è vero che ci ha lasciato giovanissima, però ha un potere ammaliante, perché non so, ci si innamora di questa donna, di quello che ha voluto lasciare qui ad Ortona, e anche questa realtà che state facendo, secondo me c'è anche un suo zampino, io ci credo. No, assolutamente sì, veramente forse è una di quelle storie che si è approfondite, veramente diventa una cosa molto affascinante, ed è per questo appunto che dobbiamo continuare a lavorare per farla conoscere sia anche agli ortonesi che a tutte le zone e ai paesi vicini. Io volevo dire ancora un'altra cosa, il Palazzo Farnese ha dedicato una stanza a Margherita e ho visto effettivamente, anche grazie a Maria Luisa che mi ha fatto conoscere degli aspetti di questa donna che non sapevo, anche di quella strana storia su quella collana di perle che non lo so, mi intriga un po'. Maria Luisa, che cos'è? Allora sì, nella sala Margherita d'Austria del Palazzo Farnese abbiamo un bellissimo dipinto, tra le immagini che sono presenti, che è un dipinto fiammingo, dove c'è Margherita ritratta con un abito scuro e una collana di perle che parte dal collo e raggiunge la parte finale dell'abito. Margherita fece testamento il 3 gennaio del 1586 ad Ortona, in casa di Camillo de Sanctis, dove poi morì il 18 gennaio dello stesso anno. E nel testamento appariva anche questa collana, che poi misteriosamente, dopo che le spoglie di Madama Margherita sono tornate a Piacenza, come voleva lei, nella chiesa di San Sisto, in realtà non si sono ritrovate più. Quindi è rimasto il mistero di questa collana lunga che all'interno degli oggetti testamentari non è stata mai più ritrovata. Margherita era molto legata alle perle, il suo nome infatti Margaritas vuol dire perla. Ed è un po' la perla per la città di Ortona, molto importante. E amava soprattutto circondare i suoi abiti, sia al collo che dentro le fogge finali, di bellissime perle. Un lavoro che è stato fatto molto bene da Adua nel riportare le perle in quelli che sono gli abiti proprio dei Farnese. Maria Luisa, allora, questo perdono, come possiamo concludere su questi festeggiamenti? Scusa il gioco di parole.
Allora, intanto, visto che abbiamo iniziato col discorso del corteo storico delle chiavi d'argento, possiamo concludere proprio così, che la cittadinanza si avvicina proprio al santo attraverso questo corteo storico, perché l'obiettivo del corteo della dama che ogni anno viene scelta per portare le 7 chiavi d'argento è proprio quella di far sì che il popolo partecipi all'apertura del busto, anche se ora non c'è più l'iconostasi, tuttavia le chiavi ricordano il potere civile e il potere religioso che si uniscono nel nome di San Tommaso. E allora noi qui ci uniamo e concludiamo questo salotto in compagnia di Roberta Nenna e Maria Luisa Orlandi dicendo, e anche è vero, c'è da dire che ci sono anche i giovani ragazzi del gruppo I Farnese, ci vediamo e vi aspettiamo qui ad Ortona il 4 maggio, sì. Quest'anno però aspetta che c'è un qualcosa di diverso, c'è il 3 sera, che è venerdì, e ci sarà il banchetto di Leone Acciaioli, quindi questa è una novità, è vero Roberta? Assolutamente, sì, è stato fatto qualche anno fa, hanno voluto riproporlo sempre per avvicinare il popolo ortonese a quella che è la nostra storia e la nostra tradizione, quindi sì, è anche il caso di citare appunto Navar Capio, che traslò le ossa di San Tommaso Apostolo dall'isola di Chios qui ad Ortona. Quindi 3, 4, 5, 6, questi sono i giorni delle feste patronali, quindi vi aspettiamo ad Ortona. Grazie.